Siamo tornati nella tana e adesso ci apprestiamo ad analizzare tutto il materiale che abbiamo raccolto durante l'indagine. Il primo audio che attira l'attenzione è registrato nella torre durante i preparativi. Si sente una cosa strana in effetti. Sembra che venga da dietro quasi. Sembra che venga da dietro, perché mi verrebbe da dire che tu hai appena detto che fa freddo e fai un po' una faccia da sbuffata, però in realtà sembra che arrivi da dietro il sonoro che più o meno è lo stesso suono che ho sentito poi sotto vabbè comunque cioè, vediamo. Ecco poi l'anomalia avvertita nei sotterranei. Mi è venuto ancora un bel video con la... No, vai più avanti, sa? Fermo. Sentiamo ancora. Fermo. Se si tiene conto che comunque il vento è sempre andato, si è stato giù parecchio, il vento ha soffiato sempre. Quindi se era il vento che faceva quel rumore l'avremmo dovuto sentire in altre occasioni. Io sono curioso di sentire anche il registratore. Se nel registratore si sente più forte vuol dire che veniva da quella direzione. A me metteva ansia annunciare al microfono che andavamo. Tra l'altro guarda caso il sospiro è venuto mentre noi ci rivolgevamo esatto, a nulla. Esatto, ci ho pensato anch'io. Dicendo che andavamo. Per ora lasciamo la valutazione in sospeso, in attesa di ascoltare l'audio del registratore. Tornati alla torre, Emiliano sente un audio anomalo provenire dalla telecamera wifi. Il suono si ripete poco dopo. In realtà sembra essere il rumore dei sacchetti della spazzatura mossi dal vento. Mentre più tardi Emiliano è da solo in ricognizione, ad entrambi capita qualcosa di strano. Rivedendo il video della telecamera nella torre, ci siamo accorti di un suono simile a passi. Confrontandolo con l'audio della wifi però, i presunti passi corrispondono a folate di vento. Essi sono quindi semplicemente un'illusione dovuta al modo in cui è arrivato alla telecamera l'audio del computer. Ma mi è sembrato che era andata via un attimo la cosa. Sì, ma per il fatto che è andato. Non è un'illusione il balzo di corrente, seppur riconducibile al forte vento. All'esterno invece, Emiliano percepisce chiaramente il rumore di passi provenire dal sentiero esterno alle mura. No, io non l'ho sentito. Purtroppo, inaspettatamente, il sonoro dei presunti passi è poco percepibile. Questo è ciò che otteniamo con una correzione audio. La telecamera wifi non ha registrato nulla di particolare, eccetto questa luce ripetutasi più volte durante la notte.
La luce, che appare sempre nello stesso punto, si trova in realtà ben oltre le mura e nulla a che vedere con il castello. Abbiamo analizzato i video, adesso ci apprestiamo a guardare le foto prima di passare a forse il pezzo forte che sarebbe verificare all'interno del registratore che avevamo posizionato nei sotterranei se c'è qualche anomalia, soprattutto nel momento in cui abbiamo visto, si è sentito quello strano respiro. Adesso ascoltiamo l'audio del registratore che abbiamo lasciato nei sotterranei e partiremo proprio con la parte dove facciamo l'ispezione e poi ce ne andiamo e Davide sente il sussurro. Ormai che andiamo. Sente anche meglio, Il rumore si sente anche dal microfono e sembra la stessa identica intensità del microfono della telecamera che è ben distante dal microfono del registratore. Insomma, posizioni diverse lungo il tunnel e sembra che il sonoro sia chiaro e Omogeneo. omogeneo in entrambi i casi. Sinceramente, è difficile stabilire che cosa si tratti. Sembra un sospiro, sembra un sospiro. Potrei averlo C'è anche. possibilità che magari ci siano delle parole dentro, non mi sembra a me. No, 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 non penso. L'unica dubbio che rimane è che sia stato io iniziando a salire le scale che ho sbuffato, che ho E si è sospirato. sentito fino Però al mi sembra microfono. strano che. Potevo pensare che si sentiva al tuo microfono che è dietro di me, ma addirittura in fondo al tunnel mi sembra abbastanza E poi strano. io ero quasi sicuro di averlo sentito da dietro. Questa è la prova, eliminando il rumore di fondo e amplificando l'audio. Cercando di capire se si sentiva qualche parola. No, no, non ci sono parole. Sale, scende, sale, non è un respiro, perché il respiro Sì. non E poi se tu l'hai soprattutto. sentito vuol dire che non l'hai fatto tuo, che non ti sei accorto di No, averlo infatti, fatto tu. Però io ero un tempo niente. davanti e l'ha sentito arrivare da dietro. Infatti il microfono dietro lo prende, il microfono era in fondo alle sue spalle. Domanda, un animale, qualcosa che No, passa? di dentro Un no. volatile? L'unica cosa che ci è venuta in mente è il vento, siccome c'era vento. Però abbiamo visto che in 7 ore di registrazione. Che c'è il vento di sottofondo, non è mai così. Ma prima c'è una moto, poi c'è Sì. qualcos'altro. Abbiamo trovato un altro audio strano, poi cercheremo di pulire la traccia e anche nel caso di amplificarlo per sentire meglio.
non sembra niente di comprensibile. L'audio è strano, il rumore è abbastanza anomalo. Non sembrerebbe il vento, perché comunque non è un qualcosa di costante. Tutto l'audio ha un rumore di fondo del vento che è costante. Invece in questo caso abbiamo un sonoro abbastanza strano. Questo effetto flange, wow, questo è un classico artefatto. Ovviamente sono più accentuati perché c'è il rumore. Sì, però togliendo il rumore, sì, come hai notato anche tu, quel plugin, ma oltre ad essere elettronico, in quel plugin c'è anche delle modulazioni del suono, tipo variazioni a onda ciclica nel rumore o nell'intonazione. È un effetto di quel plugin lì, di tutti i plugin di riduzione del rumore. Della stessa frequenza di quell'altro. Sì, il rumore in effetti si ripete subito poco dopo. Leggermente diverso. Sì. E ancora una volta. Questa sembra quasi una parola. No, beh. Gli è scicata, eh. Abbiamo finito di analizzare tutto il materiale raccolto. Abbiamo avuto segnali dubbi. Quelle poche che abbiamo avuto sono state forse più chiare rispetto alle altre volte. Proprio perché sono state anche percepite sul posto, a partire dal tuo sussurro percepito nei sotterranei e dai passi che ho sentito io all'esterno. Perché per quanto riguarda il sospiro nei sotterranei, secondo me rimane il dubbio che sia stato io a farlo. Difficile però. Sì, allora, tu non sei stato perché tu l'hai avvertito, esatto. Quindi ovviamente non puoi averlo prodotto te. E quando tu mi hai fermato, io ho subito pensato a se avevo commesso qualche errore, e ero sicuro di non aver respirato né fatto nulla. E soprattutto abbiamo visto che dall'audio che ha in fondo al tunnel, dal registratore, il sospiro è chiaro, quindi sembra proprio venire dal tunnel. Io invece ero davanti a te, ero già sulle scale. Esatto. E poi tu affermi anche di averlo sentito arrivare da dietro. Assomiglia all'audio che abbiamo trovato alla torre. Però anche in quel caso ci poteva essere la giustificazione del fatto che tu avevi appena detto che faceva freddo, che c'era vento. Esatto. Però anche in quel caso l'audio non sembra arrivare da... Tu eri ben distante. È un po' inverosimile che le tue parole sono così basse di audio, mentre sospiro si sente, la sbuffata si sente così forte. Diciamo che il vento ci ha condizionato un po', anche per gli altri audio, quelli che abbiamo trovato riascoltando la registrazione notturna, leggermente anomali, che sembrano quasi parole, anche se c'è da dire che questo... Non comprensibili. Sì, oltre ad essere non comprensibile, è normale che la modifica dell'audio faccia risaltare questo suono. In realtà, preso così com'era, potrebbe anche essere dovuto a alcuni spifferi particolarmente violenti nella foga costante del vento. Non possiamo certo dire che sono le prove di qualcosa. No, quello no, assolutamente. Diciamo che la leggenda comunque non parlava dei sotterranei. Non è detto che non ci siano altri spiriti. Certo, anche questo è vero. Forse la cosa più concreta che è capitata è quella di cui però abbiamo anche meno documentazione e video, che è quella dei passi che ho sentito io in esterna. I passi erano molto chiari e sinceramente mi aspettavo che l'audio fosse stato registrato meglio. Invece abbiamo un audio quasi inesistente. Cioè, se tu non avessi sentito i passi lì dall'audio, probabilmente non so se avrei... Esatto. Indossavo anche gli occhiali, i cam glasses, e da lì l'audio non si sente per niente. Però i passi c'erano,
non è stato un momento di distrazione mia perché li ho sentiti, li ho seguiti, mi sono mosso verso le mura, mi sono messo ad ascoltare, li ho sentiti ancora e mi sono arrampicato sulla panchina per guardare oltre il muro. Dobbiamo spiegare bene questo. La stradina sterrata che sta fuori dalle mura del cortile esterno in realtà non è di pubblico accesso perché esiste un altro cancello oltre quello nel quale noi eravamo chiusi, quello grande, che collega la strada sterrata con la via del paese e quel cancello era chiuso. Quindi una persona per essere lì a camminare su quel sentiero fuori le mura del castello doveva comunque aver scavalcato un altro cancello. Obiettivamente io ho pensato che qualche curioso, attirato dalle luci delle nostre torce, si potesse essersi avvicinato, però ho pensato chi, magari nel dubbio che qualcuno si è Soprattutto a infiltrato, quell'ora lì anche. chi nel dubbio che qualcuno si è infiltrato nel castello alla una di notte scavalcando per andare a vedere se c'è qualcuno, a che scopo? Per poi andarsene, cioè nel senso non, no, non trovo. L'unica altra spiegazione che posso dare è la possibilità che si trattasse di un animale. I passi di un animale forse sono diversi da quelli del piede di un uomo. A me sembrava di sentire proprio tallone punta, diciamo, il classico rumore di un piede poggiato comunque con molta calma, perché noi abbiamo fatto la prova, poi camminato lungo il sentiero. E una persona che cammina normalmente, senza fretta, ha comunque un ritmo più elevato di quello che sentivo io. I miei erano quasi passi da una persona che si avvicina di soppiatto. Per quello pensavo anche magari all'animale in caccia, non lo so. C'è un'ultima spiegazione, non è da escludere neanche questa, che accanto alle mura c'erano due sacchette da spazzatura con il vento. Magari, io non voglio Sembra dei escluderlo, passi difficili. beh, con il vento, il leggero movimento delle buste di plastica, magari può in qualche modo somigliare al rumore di un piede sul ghiaglietto. Non lo so, sto provando proprio a trovare una possibile spiegazione. E io non avendolo sentito e non potendolo neanche sentire appunto dalle registrazioni. Per il resto la serata e la nottata è passata bene, È non ci stata molto sono. lineare come, secondo me, come indagine, cioè non. Il posto non, personalmente non mi inquietava. Ho avuto delle sensazioni di poca tranquillità solo dopo che ho sentito quei passi, anche se si fosse trattato magari di un ospite esterno indesiderato. Quando sono arrivato niente, ma e con questo ho la conferma definitiva che nelle altre location quello che mi aveva spaventato tanto era stata l'intervista. Mi ha troppo condizionato. Questa volta non abbiamo avuto intervista per il semplice motivo che Nicola, il falconiere, del posto, ci ha spiegato che lui non aveva nulla da dire riguardo alla leggenda, nel senso personalmente non aveva avuto alcun sentore, nonostante lui sia lì tutti i giorni per prendersi cura Sì, ma solo di giorno, di dei notte non è rapaci. mai stato. Cioè, è vero anche questo. Quindi non avevamo delle testimonianze dirette. L'unica inquietudine che avevo quando andavamo via, che davo le spalle al tunnel e iniziavo a fare i primi gradini. Poi man mano che mi avvicinavo all'uscita era un'ansia proprio leggera, però mi ha dato questa. O forse perché magari è la prima volta ho sentito il sospiro e quindi avevo Sì, paura anche nelle altre di porte. certo sarei stato condizionato dal Da sospiro. sospiro. C'è da dire che comunque scenograficamente, diciamo così, la lunga scalinata che scendeva nei sotterranei con quel tunnel che si diramava a destra e a sinistra, che creava i suoi angoli bui, eccetera, era inquietante, quindi capisco che dargli le spalle voleva dire dare le spalle a un mondo dietro di Ah, infatti. immaginazione. Questo è tutto. Penso che non c'è altro da aggiungere alla nostra avventura in quel diverzio e ci vediamo presto per una nuova indagine.